La città degli omini piccoli. Tutto ebbe inizio molte estati fa, sul bagnasciuga di una spiaggia che abbracciava uno specchio di mare piccolo e nascosto. Quella lontana estate, Davide e Alessandro avevano preso l'abitudine di andare a giocare con la sabbia argillosa e modellabile. Ogni mattino i due ragazzini caricavano le loro biciclette con secchielli, formine e, percorrendo un viottolo ciottoloso e soleggiato, raggiungevano quella minuscola spiaggia che era diventata il cantiere di una piccola cittadina di sabbia. I due bambini costruivano case, strade, palazzi, negozi e perfino una grande chiesa con tanto di rosone fatto con dei piccoli vetri colorati e un campanile con una piccola campanella rubata dalla vetrina dei ricordi della nonna. Ogni notte quella piccola cittadina di sabbia veniva messa a soqquadro dal vento. Così ogni mattino i bambini risistemavano tutto. Un mattino Alessandro stava aggiustando il tetto di una casetta che era rimasta scoperchiata a guardare le stelle per tutta la notte. Il ragazzino aveva in mano la sua paletta rossa, ma alla prima mossa sentì urlare sotto di sé. Ai 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 ai! Così si rivolse all'amico. Davide, ti sei fatto male? Che succede? E l'amico rispose: io non ho detto nulla, non mi sono fatto male. Allora Alessandro pensò di essersi confuso con il verso di un gabbiano, ma udì di nuovo: ai, mi hai fatto male, fai più attenzione con quella paletta. Alessandro e Davide erano stupiti. Ma chi parla? Fatti vedere! Sono io! Guardate bene dentro la casetta, sono qui! I bambini sgranarono i loro occhi e, per vedere meglio, infilarono la testa nella casetta di sabbia. Ora riuscivano a scorgere tanti piccolissimi omini, simili ad esseri umani, solo in formato non più grande di mezzo pollice. A quella vista, Alessandro e Davide rimasero muti, con la bocca spalancata. Così il signor Giuseppe prese la parola. Vedete, noi abitiamo in un minuscolo pianeta come il vostro, ma tutto è così piccolo che nemmeno i telescopi e gli astronauti più curiosi ci hanno mai scoperto. Purtroppo una pioggia fitta di meteoriti ha colpito il nostro pianeta e molti di noi sono stati scaraventati sulla vostra spiaggetta. Per fortuna abbiamo trovato questa città di sabbia. Ora dobbiamo aspettare la fine dell'estate per tornare a casa. Infatti, allora ci sarà un'eclissi solare e un raggio di luce arriverà sulla Terra e ci porterà sul nostro pianeta! In quel momento i ragazzini si sentirono molto orgogliosi del loro cantiere di sabbia e, guardandosi l'uno negli occhi dell'altro, decisero di prendersi cura di quei piccoli esseri fino al momento della loro partenza. Ben presto, quel popolo minuscolo si affezionò ai due bambini. Tra giochi, i racconti, le risate, il tempo passava e il sole era costretto a dare la staffetta alla luna sempre più in fretta. Tutti sapevano che fra poco sarebbe arrivato il giorno dell'eclissi solare e quindi della separazione. Alessandro e Davide diventavano sempre più tristi. Il signor Giuseppe ebbe una grandiosa idea e trasformò un addio in un arrivederci. C'è una stella speciale, nascosta proprio là, dietro la costellazione dell'Orsa Maggiore. Sarà sufficiente puntare lo sguardo a quella stella per poterci vedere e parlare ancora, anche se saremo a milioni di anni luce di distanza. Fu così che venne l'eclissi solare e gli omini piccoli tornarono a casa. Ma da quella lontana estate fino forse ad oggi, Davide e Alessandro, nelle notti di cielo stellato, ancora puntano lo sguardo a quella stella nascosta e ancora parlano e ridono e a volte piangono
con i loro minuscoli amici.